Mariella, spaventata dai propri sentimenti e dall'idea di dare al marito un terribile dolore, ha deciso di interrompere definitivamente gli incontri clandestini con Carlo. Una serata in compagnia delle parole di Vincenzo Cerami, anzi in compagnia dell'agente di Cerami, o meglio ancora, tra l'agente. Anna Ferruzzo e Massimo Wertmüller sono stati protagonisti di una lettura scenica di brevi racconti che si nutre della poetica lucida e spietata del celebre scrittore del borghese Piccolo Piccolo, adattati in prima assoluta per il festival Sui Sentieri degli Dei dalla figlia Isha Cerami, che ascoltiamo. Una bellissima collaborazione, per me è stato una scoperta, nel senso che io inizialmente ero molto preoccupata per la responsabilità e per il lato emotivo. Invece poi devo dire che con Norma mi sono divertita, mi sono trovata splendidamente. È uno spettacolo che è venuto così, semplicemente. La regia è di Norma Martelli, le musiche di Nicola Piovani, eseguite dal vivo da Edoarda Iscaro. Attraverso l'occhio indiscreto dell'autore, lo spettatore sbircerà tra le fissure l'umanità che brulica sotto le macerie di esistenze normalmente atroci. Ascoltiamo la regista Norma Martelli. È una raccolta di racconti, brevi racconti, dove Vincenzo coglie l'attimo in cui ognuno di noi si trova nella vita, un attimo in cui la vita può andare o da una parte e dall'altra. Ecco, lui ci racconta questo attimo. Gli uomini, come microbi nocivi o guaritori, vengono scoperti nella loro intimità, nei dolori o nel sollievo, nella sorte avversa o nella fortuna. Vite comuni dove, fra le pieghe della banalità, vive l'ombra di un'altra possibilità, ed è quella speranza che muove le fila della gente di Cerami, un popolo muto a cui Anna Ferruzzo e Massimo Wertmüller, attraverso le parole del poeta, danno voce. Un onore davvero, è fatto in un contesto così familiare e amichevole, è la cosa migliore che ci si possa augurare. Mi è sempre piaciuto di Vincenzo questo epos del piccolo, del minuscolo, del quotidiano, del banale, per farlo diventare, per farlo assurgere invece a mito, a figura gigantesca. Grande soddisfazione del sindaco di Agerola, Luca Mascolo, che sottolinea la grandezza delle opere di Vincenzo Cerami. Penso che sia la degna quasi chiusura del festival, perché la chiusura vera ci sarà il 3 settembre con il premio alla carriera Gino Paoli, accompagnato da Danilo Rea, e abbiamo provato a dimostrare che in un piccolo paese si può fare cultura, la si può fare bene e si può mischiare cultura con divertimento nel periodo estivo. Chissà dove ti ha portato quel BMW.